Ragazzi, questo è opera del mini temporale di ieri, insomma. Comunque c'è stato vento, eccetera, buttato dentro tutte le foglie in piscina. Oggi dobbiamo fare anche questo lavoro qua, pulirla. E invece, per adesso però, io devo andare in agriturismo che devo fare alcune cose al computer. Dai che oggi esce anche il video sul canale principale. Per voi sarà già uscito, ovviamente. Qui c'è anche qua davanti, pieno di foglie. Vabbè, dopo puliamo quel soffiatore, dai. Guardate. Buon, dai, adesso vado a finire le cose al PC e dopo vado a pulire la piscina, il soffiatore, eccetera, vi farò vedere. Aria, oggi stai bene, ah, che c'è il sole, oggi stai bene, eh? Stai bene oggi che c'è il sole? In più torna anche il Lucas oggi. Ma ti ho detto che facevo col Sì, soffiatore? detto fatto. Te budella sei lì il computer e farlo prima. L'ho detto, sotto sono quarto, ieri 9:30, che era sporco che fa schifo. Mica le robe qui non le accetto. Va bene? Se te fasete, dovevi farlo. Ascolta, guarda che non hai neanche visto a che ora hai iniziato a mangiare. Ci ho messo 2 minuti per fare colazione, potrò mangiare. Non so, che vabbè, stavo facendo delle robe importanti. Soffiatore poi fa casino, non è che poi, cioè, pensate un po', allora stamattina, ieri sera c'è stato il temporale, ok? Oggi ci sono andato, c'erano un po' di foglie quelle che avete visto prima. Il padre no, ma perché poi non hai preso il soffiatore? Devi prendere il Perché soffiatore. bisogna pure la roba che dovevi prepararlo Allora, cioè, in adesso pratica invece di mettersi mica lì a attacchi pulire col questo qua. soffiatore, lui ha usato la scopa. Ehi, Cosa ti c'era? attacchi da là, ti vieni su, trio lì, ti vede Sì, ho là, capito, sì. vedrio di là, ti sei solito che butto tu. Tutto, vabbè, tutto. Adesso non è che c'è così sporco Di là comunque. è sporco qui che fa solito mi con la spazzatura, ti vede. Se te che il soffiatore, fatto. Sì, adesso do un'occhiata, dove c'è sporco pulisco. Devo attaccare il coso adesso. Sì, va a prendere la trincia. Adesso lui va a prendere la trincia e io invece finisco di pulire col soffiatore. Ma, cioè, nel senso, non è che sono le 9. Quando sono venuto giù erano le 9:20. Ma e prima ho dovuto fare dei lavori al PC, sempre per l'agriturismo. Quindi non è che abbia perso tempo. Poi stavano facendo anche colazione gli ospiti, quindi ho detto, non è che posso mettermi lì a fare casino col soffiatore. Comunque, dai, andiamo a prendere il soffiatore e finiamo di pulire qua un po' nella discesa e anche nel capannone di là. Il padre invece va a prendere la trincia perché oggi si inizia a trinciare l'erba in tutti i vigneti perché è cresciuta tanto. Guardate che roba, quanto è cresciuta l'erba! Un sacco. Se va a prenderla col frutteto. Allora, sono dovuto tornare al PC un attimo per fare delle cose, è arrivata una mail insomma da sistemare. E allora, visto che sono qua, facciamo un ringraziamento agli iscritti subito, come di solito ho fatto anche negli altri video. Quasi tutti insomma, e ieri per esempio non l'ho mica fatto, mi ricordo. Ok, allora, del 9 aprile, quindi 2 giorni fa, ci sono gli iscritti. Allora, c'è Giovanni Zuccalà, Giuseppe Valerio, Matteo Scarpellini, F. David 08 Farm, Italia Vlog, Pierpaolo, Gatto Ciccio, Simone Funivie, Doppermeier e Lettner, e BMS Mix e Cristiano Casone. Grazie mille a tutti quanti e in generale grazie a tutti gli iscritti. Adesso proseguiamo con il video perché devo pulire con il soffiatore. Allora, stavo uscendo dall'agriturismo e andando a prendere il soffiatore e mi sono accorto però che là c'è appena arrivato il giardiniere e non so bene cosa sia venuto a fare, perché se è venuto a fare quello che penso io, devo andare là anche io. E in pratica dobbiamo, vabbè, dai, ve lo dico a voi, dobbiamo mettere l'erba, cioè seminare l'erba in tutti i giardini dell'agricampeggio. E quindi è un lavoro molto importante. Adesso vado a vedere e poi casomai torno giù fare, cioè sistemare qua intorno col soffiatore. Ok, ragazzi, allora adesso sono tornato qua, siamo stati nell'agricampeggio per capire un po' quando seminare l'erba e come. Adesso il padre sta ingrassando
la trincia e tra poco lo zio la utilizzerà per andare a trinciare il vino. Buttonarda, là andano i filari e il monte. Zio! Il monte che fa come sono là? Come c'è là? Ah, qualche te che da fa. Mi va a torre. Adesso. Zio! Mi poso del... Soffiatore preso, adesso iniziamo a pulire qua davanti all'agri. Anche se non è che ci sia tantissimo ormai, pulito tutto il palo. Casino che fa un po' di temporale, cioè, che riempie di foglie dappertutto, orca. Poi sembrano poche le foglie, ma quando le metti tutte insieme, perché il soffiatore appunto quando le unisci insomma, diventano tantissime, ma va che roba. Dobbiamo tirare via tutto. Adesso l'idea è quella, ve lo spiego. In pratica... Per sbaglio l'ho acceso. Allora, in pratica l'idea è quella di partire da là, che si è formata un po' di sabbia, terra, e la butto in giù e poi porto tutto fuori di là, insomma. Però cambio, metto la GoPro in testa così e non devo continuare a spostare la telecamera, eccetera. Faccio un video unico e così potete vedere direttamente quello che faccio. In prima persona. Ok. Guardate che roba! Ma dai, qua ci sono anche i sassi, cioè non finisco più se... Disastro! Adesso devo spostare pure la macchina perché sennò qua dietro non riesco a prendere le foglie, ce ne sono tante, vai a roba! Macchina spostata, adesso iniziamo qua con le foglie. Che non so perché tutti questi sassetti si siano formati, cioè di solito non succedeva una roba del genere, cos'è stato? Poveretto, il soffiatore fa anche fatica perché sto continuamente usando il turbo. Ma guarda quanti sassi che si sono formati. Ma quello che ti ho detto era... Ma perché si sono formati tutti questi sassi? Perché si sta consumando. Sì, ma mai successo così tanto però. Cos'è stato? Il temporale? L'acqua? Non lo so. Cioè, sono appena passato, sono passato
due settimane fa. Tira su anche la terra. Vai da Bighelli allora. Prendere. Il padre sta andando a prendere gli ugelli antideriva per la botte cioè quando fai i trattamenti alle viti, e che quest'anno proviamo a utilizzare quelli. Sarà bello soddisfacente vedere in video però tutti i sassetti che si muovono così. È bello. Cioè anche mentre lo fai questo lavoro è bello da fare. Adesso mi tocca tornare indietro, dopo ripartire, vediamo la batteria come è messa. Due tacchi ancora. Questa qua è anche quella più piccolina. Se lo sapevo mi mettevo lo zaino. Urca. Olè, linea del traguardo tagliata. Poi non è un traguardo perché devo andare fino là. Però vabbè, insomma, prima parte l'ho raggiunta intanto. Ecco, scarica la batteria. Andiamo a cambiarla. Quasi quasi dovrei prendere lo zaino. Intanto però dai, facciamo con quest'altra. Questa dopo dovrò metterla in carica. Questa è più potente, più grandina, vedete. Cioè in realtà la potenza è sempre quella del soffiatore, però la batteria tiene di più.
Ready? Voilà! No, no, va più potente anche. Perché l'altra si vede che era quasi scarica e quindi andava meno. Ma che roba! Beh, va il doppio adesso. Ecco, adesso è andato in blocco perché l'ho utilizzato troppo tempo, al massimo, quindi giustamente si deve riposare un po', anzi quasi quasi lo metto all'ombra, che magari si riprende meglio, non lo so se incide qualcosa, però lo lascio lì e lo riprendo in mano dopo per finire. Allora, mentre aspetto che il soffiatore si riposi, intanto sto facendo la storia su Instagram, potente! E non so se mi seguite anche su Instagram, però ogni tanto metto qualche foto, qualche video, non tantissimi però, perché mi piace di più YouTube. E vabbè, se volete mi trovate anche lì, ecco. Aria, ciao. Allora, sei triste che non c'è il Lughez? Sei triste, sì? Allora, l'aria è un po' triste perché non c'è il Lughez da un po' di tempo, però adesso sta per tornare, quindi adesso la metto in casa e dopo, quando arriva, vediamo la sua reaction. Oh no, Aria! Aria! Dai, così dopo saluti al Lughez. Dov'è il Lughez? Dai, mettiamola in casa. Ok, sta lì Aria, dai. Brava! Sta lì Aria, sta lì, dai. Ok, chiusa in casa, adesso aspettiamo che arrivi il Lughez. Io invece vado avanti, dai, e finisco col soffiatore. E ormai sono quasi arrivato in fondo. Quello che riesco lo tiro già su, però con la pala, così almeno semplifica un po' il lavoro del soffiatore, perché sennò fa super. Faccio come Leo quando sposta la terra. Lui usa lo scavatore, io uso la pala. Ragazzi, ho finito di pulire tutta quanta la corte, guardate che bella che è adesso, potente, tutta bella, priva di foglie, sassi, eccetera, eccetera. Va bene, dai, adesso intanto è arrivato il Lughez, è andato a vedere velocemente i lavori all'agricampeggio, poi tornerà giù e vediamo quale sarà la reaction dell'aria. Ehi là, è tornato Lughez dopo una settimana di vacanza a Lussemburgo. Eccoci. Allora, hai studiato? Più o meno, dai. Più o meno? Un po'. Ascolta, andiamo dall'aria. Andiamo. A vedere. O verrà lei da me. L'ho messa in casa. No, in casa. Ah, in casa, a casa? Sì, dentro. Cioè, no, su. Non vengono a seminare oggi? No. Ho sentito. No? No, io gli ho detto. No. Cosa c'è da fare? Sono venuti a vedere. Il padre è appena andato a prendere i nuovi ugelli antideriva per l'atomizzatore. 200 euro sono costati, hanno detto. 180. E 17 euro il manometro, perché è un po' starato, ho visto che
Vedi che non va a zero lì. Qui adesso è andato giù, ma a volte si ferma un po' più. Ah, l'hai preso nuovo? Ma sei, si montano semplicemente, come mai così tanto? Perché sono tecnologici. No, non so. Costano così, 15 euro all'uno, questo qua. Ma sono 12. Se fai 15 per 12 si fa. Beh, sì, è vero. Effettivamente. Vabbè, costa, no? Dai, Luchezza, andiamo a vedere la reaction dell'aria. Sì, ma devi portarla giù, sennò si pisce addosso. Oh! Cosa? Cosa c'è? Nell'isola. Dai, dopo. È l'isola. Bisogna... 45, già chiuso. Ah, beh, allora niente. Dopo dobbiamo portare tutte queste cose all'isola ecologica. Va bene, dai, allora adesso andiamo ad aprire all'aria la porta di casa, così vediamo cosa succede quando vede Lucas per la prima volta. Ascolta, vado ad aprirti io, vado da dentro e te magari la chiami a piano. Fermo lì. Ma fammi mettere giù la roba. No, no, è dentro, quella qua. Ascolta allora, aspetta che mi sporca tutto. Ma cosa vuoi che ti sporca? Allora adesso entro io per primo e gli faccio sentire la voce del Lucas, vediamo cosa succede. Aria? Ciao. Ciao Aria. Allora, sei sul tuo divano? Allora, sentiamo se c'è qualcuno qua fuori. Sentiamo se c'è qualcuno qua. Sentiamo la voce di qualcuno, se c'è. Che c'è Aria? Che c'è Aria? Senta il profumo. Fai uscire. Che c'è Aria? Sei agitata? Allora usciamo. Fai uscire? Usciamo! Chi c'è Aria? Chi c'è? Dove vai? Aria! Allora! Dai che non mi sporchi tutto. Era lì tutta triste per una settimana. Wow, mia, non ne ho mai fatti dei versi così tanto. Sì, perché è una settimana che è lì triste. Aria, chi c'è? È Lucas! È Lucas! Ecco, adesso va. Come lo sapevo? Ah no, ho sentito quando hai fischiato. È stato farsi la pipì addosso ancora prima. Ancora prima di uscire, sì. ma perché ti ha sentito da che hai fatto così? Vabbè, mi riconosce da lì. Dal fischio, sì. Aria, adesso vai sempre con Lucas in giro, eh? Ecco. Era una settimana che era lì triste l'aria, poveretta. Non c'era Lucas, sempre lì un po' mogia. E adesso invece avete visto che reaction potente. Facciamo rosso. Ci sono le ultime 4 russe. La madre al lavoro. Che fatica se fa. Quante lumache hai trovato? Qua ci sono tutte le lumache. Cerca un appoggio. Ma sono i guanti che... quella là. Andiamo a portarle di là. Cioè mi faccio le tifo.
Hai visto? Abbiamo trovato un sacco di lumache. Vai, lì! Cioè, mia mamma le ha trovate. Quali sono? Dai, l'idea. Ah, ok. Apriamo un canale YouTube. Franceschi? Cream Pink. Secondo te Ale si arrabbia se uso la telecamera? Ok, devo solo imparare a mettere a fuoco. Farò zoom. Perché è verde sopra? Ne manca uno? No, basta. Sì, sì, qua. Scavaci un po' adesso intorno. No, con l'accendino. Metta qua vicino. Ma qual è la differenza tra i bogoni e le lumache? Beh, il guscio, la lumaca e il bogone, insomma. Quindi lo bello pianeggiante. Ti piacciono i fiori? Sì, viene fatto. Intanto l'ho tolto. Bianco, quindi. C'è scritto sulla cosa? Questa è bianca. Due bianchi, sì. Era nelle rose. Ascoltate. Mia sorella ha appena fatto 1000 clip tutte mosse perché non ha attivato la stabilizzazione e quindi in pratica non ne potrò utilizzare quasi neanche uno. Non è vero. Vi faccio un riassunto, visto che non potrò utilizzarle. Abbiamo piantato i fiori intorno all'agriturismo, tutti di colori diversi. Adesso io gli sto dando da bere. Invece Luca e il moroso della Helix continuano a piantare. Riassunto. Anzi, devo fare la storia sull'agri. Queste. Ho fatto tutti i video senza la stabilizzazione. Ha detto che non li mette. Cosa hai fatto i video? Tutti senza la stabilizzazione. No! Perché non sapevo come che era spenta. Sì, poi tanto risalta fuori tu. Prima di salutarvi vi ricordo che è uscito il video sul canale principale, adesso ve lo lascerò anche qui in fondo. Se volete andate a vederlo e se non siete ancora iscritti al primo canale iscrivetevi, dai che raggiungiamo i 100.000. Per oggi non facciamo altri lavori e se siete arrivati fino in fondo al video fatemelo sapere scrivendo vento potente all'interno dei commenti e noi ci vediamo domani. Buona serata a tutti!